tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. Diventa praticamente imprevedibile sapere come il Cagliari affronterà la prossima partita e come il Cagliari riuscirà ad affrontare le prossime quattro partite. Imprevedibile perché quando meno te l'aspetti è una squadra che sa dare il massimo e riesce anche a ottenere dei risultati che alla fine sono sorprendenti. Soprattutto in casa è una squadra che non concede a nessuno la possibilità di dire oggi vado e passeggio all'Unipoldomus. Quindi da questo punto di vista le partite che mancano e che saranno giocate in casa possono essere quelle dove i punti dovrebbero arrivare, non dico più facilmente, ma più probabilmente. E poi ci sono le trasferte, dove invece la crisi è sempre stata una alta crisi, poche eccezioni, poche partite in cui i rossoblù hanno saputo giocare con grande determinazione, dove molte volte la mancata sollecitazione del pubblico, perché non basta il pur caloroso pubblico che si racchiude in uno spicchio di stadio, non è riuscita a scuotere la squadra come invece riesce a farlo tra le mura amiche. Chiaramente ci sono due partite che si giocano parallelamente sempre, una di ordine tattico, tecnico, che presuppone le capacità e le abilità dei calciatori, e l'altra sul piano caratteriale, che è quello che molte volte ti dà l'energia in più per sopperire a quello che ti manca dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico. Quando il Cagliari non ha quest'anima, quando il Cagliari non riesce a portarla fuori, ecco che viene fuori una squadra con tantissimi limiti, dove addirittura i limiti si accentuano, sono più evidenti. Gli errori che abbiamo visto a Genova contro il Genoa non sono errori che possono essere giustificati in un calciatore che gioca in nazionale o in un calciatore che comunque gioca in Serie A, e sono errori che sono veramente di basso livello tecnico, e questo ti dice che probabilmente non può essere quella la verità, che c'è qualcos'altro che è macchinato da quello che è l'animo di un uomo, cioè la capacità di essere concentrato, di essere determinato, in quel momento di essere anche sereno, di riuscire a giocare insomma per quello che sei fare. Ecco, in casa non dovrebbero esserci problemi, ma chiaramente non possiamo neanche avere la certezza. Contro il Lecce sarà una partita determinante, un crocevia straordinario. Perché? Perché intanto sul piano caratteriale ti potrei dare molto se per caso tu riesci a vincerla, ma allo stesso modo se non dovessi riuscirci ci sarà una iniezione di tensione che non sarà indifferente. Lo è già adesso per noi tifosi, una cosa ansiosa quella di aspettare la prossima partita. La vorremmo vedere già domani, giocare per evitare di stare qui ad aspettare, perché l'attesa mi diventa molte volte snervante, e soprattutto diventa snervante non sapere mai quello che ti devi aspettare, quello che poi andrai a vedere. Chiaramente tutti abbiamo la speranza e se vogliamo anche la sicurezza che ci trasmette il condottiero della squadra, che molte volte anche lui si va a prendere un po' da quelle che sono le tensioni o se volete il rilassamento generale. È naturale, siamo uomini ed è questo che probabilmente ci caratterizza in quello che facciamo, ed ecco la ragione per la quale il Cagliari è caratterizzato da questi alti e bassi, uomini che probabilmente non sempre riescono ad avere le motivazioni giuste. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.